Qual è il grado di salute dell'informazione italiana rispetto a correttezza e puntualità? Ma guarda, per quanto mi riguarda ti posso dire che spesso è difficile trovare qualcuno che ammetta l'errore. Ed è una cosa molto importante da fare, perché questo potrebbe anche dare una sorta di credibilità o comunque di fiducia, un ritorno di fiducia nei confronti dell'informazione. Questo è il mio consiglio che faccio ai miei colleghi, perché se continuiamo a sbagliare e a nascondere le cose, le persone non continueranno a ritenerci attendibili e quindi andranno a cercare informazioni altrove, soprattutto dove quell'altrove potrebbe essere una trappola nei confronti dei lettori. Quindi stai dicendo che il livello di salute è basso? Abbiamo un problema di salute, dobbiamo curarlo. Come pensi che scenari prevedi invece per il giornalismo italiano? Pensi che ci sarà una crescita considerata la crisi che sta vivendo? Guarda, il fatto già che ne stiamo parlando in questi anni vuol dire che si è individuato un problema. Quindi penso che peggio di così non possa andare. Quindi ci sia anche una sorta di fare maggiore attenzione. Io vedo anche alcuni siti, alcuni giornali che stanno anche investendo un po' in quello che è l'opera del fact-checking. Sostanzialmente stanno iniziando a fare giornalismo. E se questa polemica, questa sorta di ondata di fake news, che è un termine che io odio, se ha fatto qualcosa di buono è stata appunto quella di magari essere magari un po' più attenti. Perché secondo te ha questo problema atavico il giornalismo italiano? Da dove nasce? Allora, ci ritroviamo in una situazione che comunque i giornalisti, come tutti quanti, ci siamo dovuti affrontare con quello che è internet. Internet ha velocizzato moltissimo l'informazione, mentre prima magari in un giornale cartaceo, quello che magari potesse essere anche un servizio del TG, c'è un po' di tempo per preparare l'argomento, c'è un po' di, anche, non dico tranquillità, ma almeno hai la possibilità di approfondire. In internet, se non esci per primo, non vinci. Quindi bisogna tornare a fare questo lavoro qua. Bisogna tornare a perdere magari un po' di tempo per ritornare ad avere un po' di credibilità. E, per il resto, guarda, ti ripeto, siamo in una buona situazione in questo momento. Le fake news o comunque le bufale, se per esempio penso all'anno scorso, quando ci sono state le elezioni, c'erano molte di più, c'erano molta più diffusione online e non solo. Per queste elezioni europee ho visto un leggero cambiamento e questo mi fa pensare che in qualche maniera ci sia maggiore attenzione e magari ci stiamo un po' vaccinando a questo problema. Tu ora lavori a Open, che è il nuovo giornale di Enrico Mentana, che sta facendo questo esperimento di giornalismo giovanile per i giovani. Eppure fin dalle prime battute ha avuto un taglio molto veloce, molto anche superficiale e pop nella produzione giornalistica. Come mai pensate forse di dover rincorrere quella che è, non so, un'idea dei giovani italiani, quindi molto superficiali? No, allora intanto il giornale è nato da zero. Ci siamo ritrovati un primo dicembre in una stanza con tutti i ragazzi, che alcuni di loro non avevano magari fatto giornalismo, qualcuno sì, e sono stati messi a fare qualsiasi cosa perché dovevano imparare. Il giornale in questo momento non è ancora maturo, loro devono imparare anche a sbagliare e imparando a sbagliare sanno che cosa non devono fare dopo. Quindi diamogli fiducia anche a questi ragazzi qua che stanno imparando parecchio, io li vedo ogni giorno, sono con loro da mattina a sera. È chiaro che l'obiettivo è quello di creare un qualcosa di innovativo. Già il fatto che sono dei ragazzi che vengono stipendiati e pagati e non precari, questo già è un segno che si vuole dare al mondo del giornalismo, perché se si dà precarietà si dà più poi la tendenza a sbagliare per cercare la notizia che faccia il boom. Ecco, quindi pian piano matureremo, pian piano miglioreremo e speriamo di diventare un esempio per tutti gli altri. C'è speranza secondo te per quei giovani che vogliono entrare in questo mondo? Assolutamente sì, perché no? Cioè, se no cosa dobbiamo fare? Dobbiamo smettere? Dobbiamo smettere, ognuno di noi vuole un'informazione corretta, ognuno di noi vuole dare un suo contributo. Se dopo ci fermiamo a dire, ma non c'è futuro in quella cosa lì, chi lo farà? Io ho lasciato il mio lavoro per fare questo lavoro qua, è una scommessa che ho voluto fare anch'io, spero che altri seguano il mio esempio. A quelli che lo vogliono fare quali consigli daresti? Se, lottate contro il vostro credo, perché è la cosa più difficile in assoluto, cioè ognuno di noi, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti quanti una credenza che può essere ideologica, politica, religiosa e via dicendo. Per raccontare i fatti a volte bisogna lottare tanto contro queste diciamo preconcetti che abbiamo, quindi più lo fate e più fornite un'informazione corretta e soprattutto fuori dalle parti. Questo è il mio consiglio che do.